Mi è piaciuta la prepotenza con cui è superato. Certo. Mi piacciono anche le salviettine per pulire il culo che c'è nella tasca esterna dello zaino. Ti piacciono? Mica. beh, dopo mi devo lavare, scusa. È una brutta verità, ma qualcuno doveva pur dirla. Eccoci fans, sembriamo due delle tutine, ve le ricordate? Belle. Sì, 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 erano molto belle e sexy soprattutto. Comunque purtroppo è arrivato il momento di andare a casa, abbiamo già caricato le moto, quindi adesso ci mette alle tutte e ci rivediamo direttamente in moto e vi facciamo fare un pezzettino di ritorno con noi. Vuoi dire qualcosa? Sono molto triste. È vero. Tantissimo e soprattutto non vedo l'ora di arrivare a casa e di far passare questo viaggio angosciante. Bello, sempre pensieri positivi. One hour later. Eccoci fans, non siamo partiti da casa perché abbiamo dovuto buttare l'immondizia, fare cose varie, che non so, cioè, che cosa filmavamo. Dove siamo adesso? Sotto il ponte di Baracca. Sì, beh. Siamo in direzione Olbia per prendere la nave. Diciamo che siamo all'inizio della statale 198, che abbiamo già fatto una volta un pezzettino. Cioè all'andata l'abbiamo fatta ma era buio e quindi non si è visto niente. Cioè non abbiamo neanche ripreso perché era proprio buio. Adesso sono le 5 meno 10 del pomeriggio. Fa un caldo della Madonna. Sono 34 gradi. Però c'è luce. Vuoi dire qualcosa, Luna? Sto già soffrendo molto. Goditi le ultime curve perché una volta che arriviamo su a Villa Grande sei fini per davvero. Ah, il sole, cielo azzurro, tutte e due cose che a casa non vedremo più. Cielo azzurro può essere, il sole no, dai, ancora per un po'. Più che altro non lo vediamo, lo vedremo grigio. Sì. Che mi acceca il sole. Mi acceca? Ma è fortissimo. Sarà che è un po' basso. Vuoi raccontare un aneddoto della vacanza? Un aneddoto della vacanza? Quando finisci di sbadigliare, con calma. Non so. Non mi hanno mangiato nessun pesce. Che aneddoto interessante. Non lo so, abbiamo già raccontato tutto. Cioè non c'è qualcosa di nuovo che posso raccontare. È stato già tutto filmato. Ho capito, ma magari loro ancora non l'hanno visto. O non hanno visto le storie, perché non ci seguono su Instagram. Beh, andate a seguirci su Instagram e su TikTok, perché sennò vi perdete la parte più divertente dei nostri contenuti. Perché giri in moto non sono divertenti? Sì, beh, ok, però la vita di tutti i giorni è più divertente a volte. Ah, ok. Ci sono più scene improvvisate, oppure aneddoti da raccontare. Che adesso non puoi raccontare. Io voglio raccontare Luna Colombo guida il panda rosso. Flashback. La prima dentro, gas a martello. Luce accese anche di giorno. Solo quella che funziona di sinistra, esatto. Perché quella di destra ci ha abbandonato. End of flashback. Come avrete visto c'è stato prestato questo panda e la prima volta che ha schiacciato la frizione ha detto la madonna, cos'è quella roba qua? Era un po' durina in effetti. Sì, alla lunga era divertente guidarla. Però dopo un po' infatti ci ha preso la mano e se la viaggiava. Viaggiavo di bestia. Ieri ho pure messo la quinta. Di bestia mi sembra un parolone. Decollavo proprio prepotentemente. Sì. Comunque adesso stiamo facendo la strada che va da Tortoli a Villanova Strisali, anzi a Villa Grande Strisali, da dove poi si prende la statalona nuova che collega Olbia. Comunque guarda qua che c'è stato un incendio. Infatti è l'andata quando eravamo qua, ti ricordi che c'era odore di bruciato? Ah sì, è vero. Solo che era tutto buio, non abbiamo visto niente. Comunque
speravo che non arrivasse mai questo momento, invece è arrivato. Quando manca una settimana, perché la prima settimana non ci pensi, ma quando inizia a mancare una settimana cominci a contare i giorni che mancano e in realtà la vivi un po' male, secondo me. Perché inizi a dire, mancano 3 giorni, mancano 4 giorni, allora oggi faccio questo, domani faccio quello. Invece quando sei appena arrivato te la godi di più perché non stai lì a pensare quanti giorni mancano, cosa devi fare. Fai quello che ti va come viene. Infatti la soluzione è vivere di rendita e trasformare la propria vita in una vacanza. Facilissimo. Difficile ma non impossibile. Ma se vuole allargarla ancora un po' di più? Sì, infatti. Vuole andare ancora un po' più piano. Comprare le macchine grandi poi non sanno guidare. Macchina grande, caso piccolo, eh? Questo non si sa. Pensa che le mie colleghe partono oggi per la Sardegna. Che invidia. Quando torneranno non ci saranno. Devi girare in su verso sinistra, eh? Qua? Sì, Olbia. Adesso questo qua è l'ultimo pezzettino di raccordo verso la statalona drittona. Non va. Non gufarla. Racconta di quando ti ho portato al ristorante ieri sera e l'altro ieri sera dietro di me. Dovete sapere che in queste ultime due sere siamo andati in un ristorante poco lontano da casa, in moto. Flashback. Una colombo al ristorante. Vuoi raccontarci qualcosa? Che adesso mi berrò questa bella birra ghiacciata. Questa lascia anche i baffi, eh. Oh, nel mio istante preferito, che bello. Due sere di fila. End of flashback. Beh, io ero ovviamente in pantaloncini e maglietta. Siamo al mare. Non è il massimo per la sicurezza, ma erano veramente pochi chilometri e non è che si può andare in tuta al ristorante. Esatto. E niente, quindi all'andata tutto bene, al ritorno 19 gradi. Faceva un pochino freddo. Quindi tipo sembrava che in certi punti c'era tipo la corrente del mare, non lo so, del polo artico. No, veniva giù dalla montagna l'aria. Ah, veniva giù dalla montagna. Sì, per quello che era così fredda. Beh, comunque era come, non so, un polo glaciale artico. Si sentiva l'una dietro che... Oh, ma hanno aperto il freezer! Abituata così a questo clima tropicale da 2 settimane, un po' di freddo mi ha destabilizzato. Ce l'ho sentito un po' di più del solito, magari. Abbiamo trovato il tappo? Tappi multipli, è una stazione di imbottigliamento del vino. Comunque volevo ricordarti che poi ci sarà tutta quella parte di attesa. Ma in realtà dice che arriviamo alle 7:10, quindi non è che sei in orario, non è che aspettiamo molto, eh. Sì, in teoria dovrebbe imbarcare alle 7:30, ma non imbarcherà mai alle 7:30. Dipende se è in orario o no. Bosco di Santa Barbara. Mi è piaciuta la prepotenza con cui hai superato. Certo. Mi piacciono anche le salviettine per pulire il culo che c'è nella tasca esterna dello zaino. Ti piacciono? Mica. Beh, dopo mi devo lavare, scusa. È una brutta verità, ma qualcuno doveva pur dirla. Destra o sinistra? Destra, ovviamente. Infatti dovete sapere che è appena finita la bretella di collegamento e siamo arrivati sulla statalona drittona. Giusto il tempo di mettersi e spegneremo tutto perché prevedo scarse emozioni. Infatti Luna annuncia il fatto che siamo arrivati, che ci vediamo direttamente a Olbia. Siamo arrivati su questa bellissima statale tutta dritta fino a Olbia. Quindi ci rivediamo quando arriviamo a Olbia. Vi faremo vedere la nave. Ci vediamo ad Olbia. Prima di vederci a Olbia, teletrasporto. Volevo fare un promemoria. Ci sono 27 gradi. Si sta veramente bene. Teletrasporto. Many hours later.
Bene fans, siamo arrivati al porto di Olbia. No, non accenderlo perché tanto qua ti chiedono: non stai filmando, vero? No, quindi era giusto per dire che siamo arrivati al porto. Adesso dobbiamo fare i controlli di sicurezza qua, cioè controllo il biglietto e niente, ci rivediamo direttamente nel piazzale. Sì, nel piazzale magari, ci sono due riprese. One hour later. Luna, vuoi raccontare cosa è successo? Allora, praticamente stavo per rimanere qua a Olbia. Eros, quando ha prenotato i biglietti, non si è accorto che il mio era 21.15 mentre il suo 21.30. Quindi erano due navi diverse. Ma scusami, fino a 5 minuti fa hai detto che non era solo colpa mia, adesso è solo colpa mia. Vabbè, fa niente, tu hai detto che il pomeriggio mi è colpa tua. E quindi cosa stava succedendo? E niente, sono dovuta andare in biglietteria a farmi cambiare il biglietto e me l'hanno cambiato. Meno male che avevo io la cabina sul 21.30. Esatto. Perché il 21.30 è in ritardo di un'ora, il 21.15 di due. Esatto, quindi vabbè. Tanto sarà in ritardo anche la nostra di due ore, l'altra di tre. Sì, probabile. Moments later. Comunque è abbastanza stalker questa persona. Ah, ci hai visto? Ah, perché... Hai sempre... Ah, ok. Ah. Inizio a essere un po' preoccupato, Iniziamo ad aver paura. Iniziamo ad aver paura. E in effetti un po' ce l'ho davvero. Many hours later. Luna? Dopo molte ore di ritardo? Molte ore in piedi qua così con i gabbiani che cagano ovunque. Forse ce la facciamo, ma la parte più difficile arriva adesso. Sì. Staccare tutto e portarselo in cabina. No, la mia paura è per tutto. Ah, ok. Beh, come ogni buona donna, la paura principale è parcheggiare. Sì, ma la macchina no, non ha paura, ma la moto dopo magari la bilancio, la faccio cadere. Speriamo di no. Non riesco a parlare retro perché non ci arrivo. Questo può essere. Speriamo che ci sia un altro marinaio con un'andata che mi aiuta. Beh, ci rivediamo in cabina. More moments later. Eccoci. Ciao fans. Siamo arrivati in cabina e la nave è partita con in realtà solo un'ora di ritardo, pensavamo molto peggio. Non c'è stato neanche tanto casino a imbarcare le moto, anche se c'erano un bordello di moto stavolta. All'andata saremmo stati su in 30 al massimo. Questa volta qua ce n'era un casino, quanti eravamo? No, in tantissimi, infatti avevo l'ansia, invece ci è stancata bene. Tra l'altro abbiamo parcheggiato neanche facendo fatica in fondo, all'andata dentro un tugurio in retromarcia, un casino. Vuoi dire qualcosa? Ma questa cabina è molto più bella dell'altra. Beh, la nave è più nuova. Si vede. E niente, quindi adesso mangiamo, guardiamo un po' di serie TV e poi facciamo la nanna. Tra l'altro voglio raccontare un aneddoto che è successo mentre aspettavamo di imbarcare. Praticamente c'erano degli uccelli che cagavano ovunque. Cioè, ma ovunque, a un bimbo hanno cagato anche sulla mano mentre era lì di fianco. Stava guardando le nostre moto e gli fa il papà: papà, ma piove? Tu l'hai sentito con diretto? No. E il papà gli fa: cosa dici? Come piove? Si guarda la mano e c'era la merda di uccello. Marino. Ma è successo, cioè, veramente, non è un'invenzione mistica, è successo davvero. Vabbè, mangiamo? Sì. Ci vediamo domani mattina a Genova. Many hours later. Sono passate un po' di ore, siamo addirittura ad arrivo per Genova. Comunque ci rivediamo direttamente in moto quando saremo fuori dalla nave. One hour later. Ok, adesso il navigatore, andiamo. Vado avanti. No, stai lì. Bene fan, siamo sbarcati dalla nave, siamo qua al porto di Genova e c'è un po' di casino. Adesso dobbiamo andare a prendere l'autostrada in direzione Groppello Cairoli, così facciamo meno autostrada possibile per non dare i soldi ai Benetton. Ah, guarda, quello c'ha lo scooter nel cassone. E la barca dietro, wow. Vorrei un rimorchio del genere per metterci le moto, magari un po' più piccolo. Adesso slalom nel traffico. Luna me l'ha agganciata la borsa, sì. Certo.
Adesso cerchiamo di prendere l'autostrada giusta, perché un attimo prendere l'autostrada sbagliata. Qua dritti. Cosa fai? Faccio... togli la cera, metti la cera. Circolare? Non c'è niente da vedere. Beh, oddio, in realtà qualcosa da vedere c'è. Circolare? Ma si mettono sempre lì così per dirigere il traffico quando arrivano le navi? Sì, almeno fanno defluire il traffico senza creare dopo tutti li fanno tappo, un casino. Siamo arrivati sulla terraferma. Un momento triste. Che tristezza. Ma al contempo felice perché siamo scesi dalla nave. Sì. Ma... va bene anche qua? Sì, tanto c'è sul telepass. Sì, quelli davanti... no, aspetta allora. Vabbè, io vado qua. No! Ma anche a me non mi ha aperto. Tanto per cambiare. Merda, aspettami. Io vado qua! No, dritto, dritto. No, perché il navigatore è sempre un po' difficile da comprendere quando ci sono questi svincoli. Beh, per adesso segui Milano. Sì, no, giusto, giusto. Prima di interromperci, che Luna è andata nella corsia non telepass, e io in quella telepass, ma tanto non ho aperto la sbarra, sempre bene così. E poi dopo leggevo i commenti. Devi andare piano! Oh, ma va? Vado 20 all'ora, è proprio che i caselli vecchi non rilevano il peso delle moto perché sono troppo leggere rispetto alle macchine e quindi la sbarra non si alza anche se vai a 20 all'ora. Forse questo concetto non era ben chiaro. Boh, a me io sono passata di fianco, non so se era rosso, verde o giallo. Comunque fans, dato che da qua a casa è tutta autostrada statale e sono le 8.29, quindi ne abbiamo per due ore, direi che ci vediamo direttamente nel soggiorno di casa tra un paio d'ore. Bene, ci vediamo più tardi allora. More moments later. Eccoli, siamo arrivati in soggiorno. C'è un puttanaio in terra che adesso vi facciamo vedere. Il rientro è stato molto fresco, nel senso che c'erano 14 gradi per buona parte della strada, nonostante oggi sia il 28 agosto. Che freddo, ma oggi è il 29. È vero, siamo partiti il 28 ma siamo arrivati il 29. Guarda. Bello. La roba inizia alla porta d'ingresso, prosegue. Nel mentre Luna è andata a sistemare la roba là dietro, sistemiamo tutto e ci rivediamo per delle riflessioni conclusive. Many hours later. Vai Luna, è passata qualche ora? Ma siamo arrivati a casa, sale salvi. Quello l'hanno già visto, hanno già visto anche che c'era un bordello in terra. Adesso è passato un po' di tempo. Vabbè niente, quindi si conclude qui questa avventura e vacanza in Sardegna. Ci vediamo. Volevo fare una considerazione finale su come è andato il viaggio, su come si sono comportate le moto, perché han chiesto un po' di cose a riguardo. Allora, le gomme nuove, le M9 della Metzeler, una bomba. Con le Pirelli in realtà giri lunghi quest'anno ne avevamo fatti solo due, e uno dei due in Svizzera e l'altro al Nivolet. Il Nivolet cioè, è tutta statale dritta praticamente, e le poche curve che ci sono tornanti. Una volta arrivati non ho mai spinto. In Svizzera l'unica curva che ho detto adesso vado un po' di più, mi è partito l'anteriore con le Pirelli. Quindi il pensiero che avevo sulle Pirelli lo rinnovo, a me non piacciono, non va bene per come guido io, magari per qualcun altro va bene, per me no, non lo so. Invece con queste sarà anche che faceva caldo, sarà anche che l'asfalto in Sardegna dicono che sia super abrasivo, molta tenuta eccetera, però tanta roba, cioè mai un pattinamento, mai niente, sempre perfette. Questa era la prima considerazione. L'altra era, e le borse come vanno? Bastano per andare via in due? Se non avete niente già,
dove dovete andare, nel senso che possono bastare, ma cioè sei un po' tirato. Sì, beh, non per 2 settimane ovviamente. Cioè nel senso che se dovete portare solo i costumi, le magliette, cazzatine così, non dovete mai uscire a una sera a cena per portarvi dei pantaloni magari lunghi, un po' più eleganti. Se vi portate proprio il minimo per andare al mare e andare in moto, sì, possono bastare, alla fine una borsa la riempi tanto, una testa. Però se dovete fare qualcos'altro che non sia fare casa mare oppure casa a giro in moto, non lo so. Cioè è vero che abbia riportato a casa un po' di robe che non abbiamo mai usato, però è anche vero che là abbia lavato diciamo tutto, cioè potevamo lavare la roba. Sì, diciamo che in due non bastano, almeno una tipo io come me che ho lo zaino, allora... in realtà oltre le borse però avevamo anche la borsa sopra la sella dietro la mia, quindi avevamo 4 bagagli. Sì. Fattibile, ma perché tutta la roba per andare in spiaggia era già là. Un'altra roba che dovete considerare è andare a fare la spesa, cioè nel senso se dovete comprare le casse d'acqua in moto è un casino. Una cazzata, però noi ce le siamo trovate già a casa. Beh, diciamo che le borse vanno bene se devi fare qualche giorno, cioè tipo 4-5 giorni ce la fai, ma non di più. Senza cioè, in poi due. Voler fare cose eclatanti, tipo uscire tutto elegante, cioè dovete portare dietro le robe minime indispensabili. Sì, certo, se i ragazzi iniziano a portare. No, perché se, un'altra roba, già che metti le dentro, scarpe, già che metti dentro sandali, un paio. I tacchi, poi c'è la piastra, e poi se non avete il phon dovete portarvi il phon, e poi i trucchi. E poi i vestiti, cioè, nel senso... Ma infatti una borsa alla fine, sei sugli stivali per andare in moto e porti un paio di scarpe da tennis e un paio di infradito per uscire al mare, già un paio di scarpe, un paio di infradito, mezza borsa l'hai riempita. Sì, diciamo per qualche giorno va bene. Massimo una settimana, non di più. Sì. Però sono stracomode, cioè sono state veramente comodissime da mettere e togliere. Anche siamo andati a fare dei giri in giornata là, abbiamo montate su in 30 secondi. Sì. In una abbiamo messo tutto il cibo con una bottiglia ghiacciata che ha mantenuto freddo tutto il giorno. Sarà che tengono anche un po' il fresco. Nell'altra l'attrezzatura, roba varia, e abbiamo guidato tutte e due senza zaino, è stata una figata. Sì, sì. No, veramente comode. Sono state approvate. E questa che sono le borse dell'SV Motec, e andate a cercarle, si chiamano Blaze Pro. Costano un po', ma valgono. Ci sono borse più capienti, però... hanno tutta l'intelaiatura da mettere attaccata alla moto, che poi rimane lì. Questa, datevi a vedervi il video in cui le abbiamo montate. Una volta che smontate le borse, rimane solo un blocchettino di plastica piccolissimo. Poi un'altra considerazione che volevo fare è che abbiamo visto che il Duke ha passato i 50.000 km. 51.300 adesso, per la precisione. Com'è andato? Benissimo, non ha mai avuto un problema. A parte di quello di raffreddamento che da una parte si era un po' allentata una fascetta, quindi... una leggera perdita, abbiamo comprato una bottiglia di liquido, l'abbiamo rabboccato, abbiamo aggiunto una fascetta, basta, niente di che. No, mi sono stradivertita, le strade della Sardegna per quel tipo di moto lì sono perfette, quindi... L'unica parte pallosa è stato lo spostamento da casa al porto. Sì, esatto, dove... che è tutta dritta, sì. Però le strade da far lì con il Duke sono bellissime da fare. Sarà anche che la casa è stata presa in uno dei punti con più montagne, le montagne più alte, sì, con tantissime strade che passano nelle montagne, quindi anche quello ha contribuito. Quindi è stata una bellissima vacanza. L'ultima cosa, che abbiamo fatto una storia oggi, abbiamo visto che abbiamo fatto benzina insieme, là, poi l'abbiamo rifatta qua insieme, ed eravamo entrati in riserva entrambi nello stesso momento, a distanza di 1 chilometro. Abbiamo visto che il Duke, in statale autostrada, tutta fatta tra i 100 e i 130, diciamo, ha fatto 31 km con un litro, 31, mentre l'MT, stessa identica velocità, stesso identico percorso, stessi identici chilometri, ha fatto 23,3, una cosa del genere, 23,3 con un litro, che comunque per un 8,50, cioè, è buono, vedi, molto buono. Vedi, ti faccio risparmiare, perché se fossi da solo magari tireresti un po' di più, invece... la mia non va di più di così. Diciamo che l'autostrada è piena di tutor. Sì, bene, e la statale giù in Sardegna mi hanno detto che hanno provato a mettersi col laser la polizia. Quindi... sì, quindi rispettando un po' i limiti dei tutor abbiamo risparmiato anche un po' di benzina. Ultima considerazione, che penso che ne abbiamo parlato anche nei video, ma
anzi sicuramente ne abbiamo parlato mentre guidavamo. Tantissimi ci hanno scritto prima di partire: ah, vedrete, in Sardegna ad agosto morirete di caldo, sarà un forno con le tute, siete pazzi. Vabbè, in realtà, diglielo tu dai, che sennò dicono che parlo solo io. Allora, siamo partiti il 14 di agosto, faceva freddissimo. Al mattino, al da qua mattino. Siamo partiti alle 4 e mezza. No. Alle 5? Erano le 5:20. Da qua siamo partiti alle 5:20. Bene, faceva freddissimo, ci ha patito il freddo da qua fino a Genova. Cioè, quantifichiamo, c'erano 17-18 gradi. Esatto. Praticamente per quasi tutta strada. Quindi, all'andata è stato fresco, freddo. Abbiamo patito il caldo solo nel piazzale al porto, ma l'avremmo patito anche in costume infradito, visto sì, esatto, che non c'era un filo d'aria, sei in un piazzale di cemento di migliaia di metri quadri dove sei lì sotto il sole. Esatto, poi una volta arrivati a Genova, una volta arrivati a Olbia, da Olbia a casa era fresco perché era notte. Sì, siamo arrivati in Sardegna alle 9:30, 9:20, sì, e siamo arrivati giù a casa alle 11:30. Quindi l'abbiamo fatta tutta col buio di notte. Anzi, faceva freddo perché comunque eravamo abbastanza in alto, quindi faceva freddo. Sì, un ricordo molto distinto anche dell'andata che faceva. Esatto. Freddo no, fresco. Il primo giro che abbiamo fatto stava benissimo perché c'era vento e eravamo anche lì abbastanza in alto tra le montagne, quindi c'erano... Ci sono sempre stati tra i 24 e i 29 gradi. In pochissimi punti ha superato i 30, ma... 31 per dire, ma proprio pochissima strada, e alla sera addirittura, quando abbiamo fatto il passo per tornare a casa, ce n'erano meno di 20, tipo 16, una cosa del genere. Adesso non mi ricordo più esattamente il numero, comunque meno di 20. Mentre il secondo giro che abbiamo fatto, lì abbiamo patito un po' il caldo. Sì, lo abbiamo patito in realtà fino a un certo punto. Il primo pezzo che siamo saliti in montagna si stava bene. Quando siamo scesi giù verso Dorgali, lì non c'era un filo d'aria e sì, lì abbiamo patito. Sì, beh, ma avremmo patito comunque anche con un abbigliamento tecnico. Mentre niente, al ritorno siamo stati bene fino al porto, da casa al porto era normale la temperatura. Sì, anzi, in certi punti c'erano sui 22 gradi, faceva anche un po' freschino. Siamo partiti tra l'altro alle 5:30 del pomeriggio, sì. Quindi siamo arrivati al porto intorno alle 7. E mezza. Quando arrivati al porto siamo stati dalle 7:30, forse siamo partiti alle 5. Dalle 7:30 fino alle 9. Fino alle 9 sul piazzale però... si stava benissimo, anzi ho messo la giacca a un certo punto perché avevo freddo. Quando ho tramontato il sole faceva freddo. Sì. E poi quando siamo una volta sbarcati a Genova fino a casa faceva freddo. Ma freddo vero, 14 gradi. Tutto con 14 gradi, sì. Quindi si è scaldato un po' quando siamo arrivati a casa praticamente, che è iniziato ad essercene 19. Sì, esatto. Però quindi niente, la cosa che ad agosto si muore di caldo non è vero. Cioè, oddio, se fossimo andati una settimana prima i miei mi hanno detto che non girava un filo d'aria, c'era sempre il cielo grigio, cappa da fa assurda, però è una cosa che in Sardegna succede super raramente. Cioè, nel senso, quante volte la fa in Sardegna? Mai. C'è sempre aria. Sì. Quindi venite a fare le vacanze in Sardegna? Ma non venite dove siamo noi, perché meno gente c'è e più si sta bene. Andate tutti al nord o al sud, non fermatevi in centro. O andate a Oristano. Ah, è vero, meno gente c'è, meglio si sta. È vero, non è molto turistico da noi. Se ti devi fare 2 ore e mezza per arrivare lì, non tutti la fanno. Cioè, quando siamo sbarcati, 9 macchine e mezzo su 10 hanno girato per andare verso nord. Verso Nuoro siamo andati io, lei e altri 2 o 3 macchine, ma pochissimi. Infatti anche tutta la strada non c'era nessuno. Sì. Cioè, vero che era tardi, ma tutte le navi hanno sbarcato a quell'ora, tardi, eppure non c'era nessuno. Quindi niente, se vi piace una vacanza relax senza troppo casino... venite da noi, altrimenti se vi piace la movida e il casino andate a nord, che poi volendo anche lì puoi andare cioè c'è un sacco di locali. Sì, però c'è molto meno e soprattutto c'è molto turismo sardo, che è quello che ci piace a noi, belli sardi. E penso che abbiamo detto tutto, cioè le cose che ci hanno chiesto principalmente erano queste, non mi viene in mente nient'altro. Detto questo, sono le 9:35, dobbiamo ancora farci la doccia, un'altra perché siamo andati a fare la spesa, un po' di commissioni, e direi che possiamo chiuderla qua. Speriamo che questa serie, che uscirà nel 2024, no, non è vero, sarà la prima che editerò adesso,
in modo tale che esca in tempi ragionevoli, tipo per Natale, faccio tipo il cinepanettone. E quindi speriamo che questa serie vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete avvisati ogni volta quando uscirà un video. Iscrivetevi a TikTok, lasciateci un like su Instagram e su Facebook. E speriamo di essere arrivati a 100k quando uscirà questo video. Esatto. Ci vediamo col prossimo video. Luna Colombo e la baguette. Però è un po' corta questa baguette. Perché non è una baguette in realtà, è una... pane di cristallo. Però vedo che è corta ma è bella larga. Bella. Più larga della baguette. Beh, comunque siamo arrivati a casa. Tutto. Va bene. Siamo arrivati a casa e niente, c'è un casino, dovremmo mettere a posto tutto e niente. Domani sveglia prima delle 6. Non ce ne frega un a casa ancora una settimana, io devo andare a lavorare, devo produrre reddito. Io ne produco di più seppur stando a casa. Ok. No, volevo dire che abbiamo fatto i calcoli e non interesserà a nessuno. Comunque il Duke, a tornare dalla Sardegna, ha fatto i 31,3 km con un litro, stessa velocità in statale, in autostrada, cioè io davanti e lei dietro. E invece l'MT ha fatto 23,2 km con un litro, che comunque